La premessa è che siamo stanchi, rivogliamo indietro la nostra vecchia vita. Questo si chiama pensiero magico, quando crediamo che la realtà sia come noi vorremmo che fosse. Invece vorrei proporvi di praticare il pensiero positivo, cioè l'analisi dei fatti e la ricerca di una soluzione. Il coronavirus è il terzo virus globale che ci è caduto sulle spalle negli ultimi 20 anni, non sarà l'ultimo, ci dicono gli scienziati e ci dice anche il buon senso. Viviamo in un mondo globale. È vero che, almeno speriamo, si estinguerà da solo nel giro di 2 anni, come di solito accade per i virus, ma dobbiamo cominciare a capire che ci serve un modo per convivere con i virus globali, che metta insieme il divertimento, il lavoro, i consumi, il piacere, le relazioni sociali con la salute. Come? Secondo me bisogna guardare in faccia 5 cose che non vogliamo sapere sulla fase 2. E la cosa grave è che non solo non vogliamo saperle noi cittadini, ma pare che non le vogliano sapere neanche i governanti a cui noi affidiamo la tutela della nostra salute. La prima è la contagiosità. È dimostrato dai casi di Vo e Robbio sul campo che la metà dei malati contagia senza avere sintomi. Quindi significa che misurare la febbre all'ingresso delle fabbriche, dei supermercati e delle scuole non serve assolutamente a niente. Di più, è dimostrato che il contagio comincia 2 giorni prima della conclamazione dei sintomi e dura fino a 40 giorni dopo. Poi la distanza: non è vero che la distanza sufficiente a tutelarsi è 1 metro. Gli ultimi studi dimostrano che fino a 8 metri può arrivare uno starnuto, un colpo di tosse e soprattutto che il flusso d'aria, che sia vento o aria condizionata, trasporta fino a 8 metri il virus. Poi la cura. Non è vero che muoiono solo i vecchi. In America, a Manhattan, ci sono 3 giovani in pericolo gravissimo di vita che hanno un ictus provocato dal coronavirus. È morta una bambina di 5 mesi. Noi abbiamo in Italia moltissimi casi di persone che sono state malate per 50-60 giorni. Di più, il primo malato era un ragazzo sanissimo di 30 anni e è rimasto in pericolo di vita per oltre 60 giorni. Quindi, per favore, smettiamo di dire che muoiono solo i vecchi. Di più, la cura. Non solo ancora non si conosce, ma purtroppo sarà continuativa, nel senso che il coronavirus provoca dei danni al fegato, ai reni, al cuore, al cervello. Se riesci a guarire, la riabilitazione dura dei mesi, talvolta, la malattia è invalidante. Se va in terapia intensiva, è uno studio che ha pubblicato la Stampa del Policlinico di Milano, se va in terapia intensiva esci vivo una volta su due, cioè hai la metà di probabilità di non uscire dalla terapia intensiva. A me sembra estremamente grave. Il vaccino, beh, grazie a Bill Gates, ma non temo che Bill Gates non potrà produrre, pur essendo multimiliardario, 7 miliardi di dosi di vaccino. Le aziende che in tutto il mondo sono in grado di produrre vaccino adesso arrivano a 200.000 dosi all'anno se facessero soltanto il vaccino per il coronavirus. E ecco il quinto punto, quello più grave, quello del quale dobbiamo farci capaci e soprattutto prendere consapevolezza, secondo me. Il modello di vita che abbiamo adesso deve cambiare. Noi stiamo attraversando una fase storica straordinaria, extraordinaria, esattamente come all'inizio dell'Ottocento i nostri antenati si trovarono a fronteggiare e a sviluppare un nuovo modello di vita dopo la rivoluzione industriale. Quindi dobbiamo trovare un nuovo modo di divertirci, di stare insieme, di amarci, di lavorare, di studiare. Perché non ditemi che non vi sembra ridicolo andare in spiaggia entrando in un piccolo fornetto di plexiglass. Dobbiamo cambiare il nostro modo e il nostro modello di vita e io sono certa che lo faremo. È una sfida epocale a cui tutti siamo chiamati e tutti insieme io sono certa che ce la faremo.